minuti, avete tenuto botta al Perugia, poi è vero che avete fatto una partita di contenimento perché i valori in campo sono evidenti, però le vostre occasioni le avete avute. No, abbiamo fatto una buonissima partita, non solo nei 70 minuti dove è rimasta in campo comunque la squadra con più adulti, diciamo, ma anche nella parte finale con i ragazzi che non si sono tirati indietro e hanno messo dentro minuti per loro importanti, perché tanti di loro giocavano con gli allievi regionali l'anno scorso. Per noi sono test importanti questi, quindi eravamo a Gubbio, oggi siamo qua, mercoledì prossimo saremo a Arezzo, giovedì, sabato siamo a Lama, siamo una squadra che è nuova nello staff tecnico, è nuova in tanti calciatori e stiamo lavorando bene, tanto, per poter riportare il Trestina dove merita dopo una stagione difficile. Senta, io ho notato in telecronaca, ho sottolineato l'aspetto proprio del comportamento e dell'atteggiamento di squadra, che è una squadra che si è sacrificata, che ha fatto una partita di sacrificio, ma tutti insieme. E questo è il primo aspetto su quale noi non possiamo mancare, perché rappresentiamo una realtà che fa dello spirito di appartenenza, dell'identità e dell'unione, ha sempre fatto negli anni il proprio punto di forza, e da quel punto lì siamo ripartiti. Poi abbiamo qualità, e nel momento in cui la nostra qualità può venire fuori, chiaramente con altri valori rispetto a un Perugia che oggi è comunque con tanti giocatori di Serie B, perché questa è la verità, nel momento in cui la nostra qualità è venuta fuori abbiamo fatto bene, però spirito, atteggiamento e mentalità, e su quello non possiamo sbagliare. Che mi dici di questo, visto che tu sei un ex, di questo primo Perugia dei Baldini? Che impressione ti ha fatto? Ma no, avevo letto, avevo seguito anche i vostri commenti, ed è chiaro che è un Perugia che ha un'identità tecnica e tattica completamente diversa rispetto a quello delle ultime stagioni. Il mister ha messo dopo pochi giorni il suo marchio di fabbrica, è una squadra che ha tanta qualità e mi auguro che possa tenere gran parte di questo gruppo e fare una stagione importante. Grazie.